Buon pomeriggio, ben ritrovati in live. Siamo in diretta con Nioh, il nuovo Nioh, o Nioh, non lo so. Il nuovo videogioco di Koi Tecmo e Team Ninja che si trova a partire da oggi in una fase alfa demo. Così l'hanno definita gli sviluppatori. In pratica, una versione di test per permettere a tutti, versione di test che tra l'altro è disponibile gratuitamente per chiunque, quindi non ci vuole nient'altro, basta scaricarla su PlayStation Store. Disponibile disponibile quindi da oggi fino al 5 maggio, per permettere insomma un po' a tutti di testare questa nuova creazione di Ninja, no, di Ninja Gaiden, scusatemi, di Team Ninja, che sono tra l'altro gli autori di Ninja Gaiden e dei recenti Dead or Alive. Fatemi vedere un attimo se l'audio si sente bene, un attimo solo, ci metto un minuto davvero. Giusto per essere. Ok, l'audio va, possiamo andare. Perfetto. Quindi qui chiudo. Allora, cosa dire di Nioh? Il gioco è stato annunciato tantissimi anni fa. Intanto c'è qui il manuale online, ma. No, ok, non lo leggo. Tutto in italiano, tra l'altro, l'alfa demo, non me l'aspettavo tutto in italiano, invece a quanto pare sì. Sarà tutto in italiano, è tutto in italiano, impostazione modalità di gioco, modalità cinema, modalità azione. Sì, allora, la particolarità di questa alfa demo è che permette di selezionare due tipi di impostazioni grafiche, cinema o frame rate. In pratica sulla modalità cinema migliora, credo il gioco vada a una risoluzione maggiore, mentre modalità azione il gioco punta a migliorare il frame rate. Io metto modalità azione proprio per vedere, perché in questi tipi di gioco il frame rate è importantissimo, perché basta uno scatto e si rischia di fare una brutta fine. Vediamo un attimo qui le impostazioni, giusto per capire cosa c'è. Telecamera, vabbè, salta i video, va bene. Beh, possiamo andare tranquillamente, direi. Comandi, vediamo giusto i comandi, così se non c'è se non c'è, come dire, il tutorial, vediamo un pochino qua come si fa. Vabbè, con i tasti frontali si fa l'attacco. Con R1 si cambia l'impugnatura. Questo poi vi spiegherò dopo perché. Vabbè, credo abbastanza standard. Niente di particolarmente difficile. E allora andiamo. Nuova partita, tutto in italiano. Non me l'aspettavo in questo stato di sviluppo. Infatti, vedete il gioco. La demo ce lo ricorda, questo prodotto è ancora in fase di sviluppo. Alcune caratteristiche potrebbero differire dalla versione finale in commercio. Va benissimo. C'è anche forse un po' di storia. Kurashima è una piccola isola al largo della costa di Usuki, nella provincia di Kyushu Bungo. Con il litorale che cede rapidamente il passo a scogliere montagne, non vi è molta terra a disposizione. Aggrappato a uno dei suoi margini si trova un minuscolo villaggio di pescatori. I cui abitanti sono impegnati a razionare gli attrezzamenti strappati alle colline per mantenere un'agricoltura di sussistenza. Le loro esistenze frugali si contrappongono a quella dell'anziano del villaggio, il cui sontuoso palazzo si erge sulla cima del picco più alto dell'isola, bizzarramente sovradimensionato rispetto all'isola sulla quale si affaccia. Va bene. Ok, mentre il gioco qui fa questa introduzione, tra l'altro il personaggio a me ricorda un pochino Geralt della serie di Witcher. Un po' me lo ricordo, non so voi. Mi riferisco solo all'aspetto estetico, perché appunto, essendo la prima volta che gioco anch'io questa demo, quindi la scopriremo insieme e probabilmente morimo male, perché il gioco dovrebbe essere una sorta di Souls-like. Non so, diciamo, come si comporta il personaggio dal punto di vista caratteriale, ecco. Ecco qua, cerca. Meno stato, vedete qui. Infatti mi sa che non c'è neanche la pausa, tra l'altro. Va bene. Ok. Quindi stavo dicendo di Nioh, cosa c'è da dire. Il gioco è stato annunciato, dicevo, molti anni fa su PS3. Questo cos'è? Questo credo che sia il corrispettivo dei Falò, mi sa, mi sa proprio di sì. Credo che questo sia il corrispettivo dei Falò di Dark Souls.
circa. Infatti mi sa che adesso stiamo prendendo tipo delle anime, credo. Qui cosa c'è? Oh cacchio. Oh, aiuto, aiuto! Aia. Porca miseria. Grandissimo proprio, grande inizio devo dire. Ok, abbiamo capito che lì non ci dobbiamo avvicinare, va bene. Eh sì, infatti adesso vedete, noi adesso qui abbiamo lasciato praticamente ciò che abbiamo. Ecco qua. Tutto ciò che abbiamo lasciato praticamente ce lo siamo ritrovati qui. Ma è come Dark Souls in pratica. Combatti il re di vivo, livello 10. Ma io non c'ho un cacchio, come faccio a combattere qua? Combatti il re di vivo, livello 1. Oh, questo lo possiamo fare, ma probabilmente. No, direi di no. Assolutissimamente no, non possiamo combattermi. No, se non abbiamo un'arma mi sa che possiamo fare ben poco. Quindi ritorniamo a dire, il gioco fu annunciato davvero tantissimi anni fa su PS3, ha fatto un po' la fine dei vari agent e compagnia bella, quindi a un certo punto è sparito completamente. Poi allo scorso Tokyo Game Show fu annunciato per al Tokyo Game Show fu annunciato il gioco per PS4 e quindi eccoci qua. Porca miseria però. Vabbè dai, non dobbiamo combattere, dai. Dai, siamo già arrivati a 3 morti. Grande. Pronunciato sì, allo scorso Tokyo Game Show. Un po' sorpresa perché nessuno ormai se lo aspettava. Ed eccolo qui, quindi. Allora, se ci avviciniamo lì. Non è che non ci avviciniamo, ma siamo lontani. Anche in Dark Souls quando si è senza arma bisogna solo fare una cosa, correre. Però qua ci sta la gente, porca miseria. C'è anche il lock-on. Vabbè, ma noi qua non ci andiamo a sto punto. Fatemi vedere se... Intanto stiamo raccogliendo un po' di anime. Santuari, rintracciare i nemici. Scritto niente. Allora, prendi abilità, personalizzazione stato, oggetto. Vediamo al punto se c'ho qualche arma, qualcosa. Porca miseria, ce l'ho l'arma. Oh no, sì. Porca. Avvisata almeno, no? Adesso ce l'ho equipaggiata. Corazza testa, ecco qua. Scelta rapida, elisir, pietra, possiamo metterla. Pietra dello spirito piccola. Usalo per ricevere 100 vita, va bene, cute. Attrezzo per affilare le lame, ripristino il livello di durata di qualsiasi arma. Va bene, e niente, ok. Non abbiamo nient'altro. Ok. Come si fa a equipaggiare la spada? No, vorrei capire come diavolo si equipaggia sta spada. No. Equipaggiamento. Beh.
Aspetta, vediamo se ci sono i comandi qua. Presentazione abilità, no. Apprendi abilità, sistema, ecco qua, comandi, fatemi vedere. Proprio impugnatura, beh, con L1 forse devo mettermi in guardia, no. Ma questi qua non sanno. Eh sì, ma come cacchio si piglia sta spada? Mo tiro uno di quei madononi che. Ok, così me la sono tolta, quindi no. Aspettate che qua mi dice qualcosa. Impugnature, questa è l'impugnatura, la so. Come cavolo la mette in mano sta dannatissima spada? Perché non la usa sta spada? Maledetto! Adesso mi faccio uccidere. Ma non ho capito perché non usa sta dannata. No, con le frecce mi fa usare queste pietre e sta roba qua, quindi no. Oh, è incredibile. Non ho capito perché non la impugna. Mi fa cambiare l'impugnatura, ma non me la fa impugnare. Non li sto provando tutti i tassi. Ah, guardalo! La freccia! Maledetta! Già adesso è un'altra cosa, se permettete. Assafa. Io con sti redivivi non so se mi conviene combattere, devo essere onesto. Abbiamo trovato un nuovo equipaggiamento, vediamo. Sì, stivali. Ah sì, era la freccia sinistra il tasto bastardo che non capivo. Anche a posto. Aia. Porca miseria, però si stanca subito questo, eh. Bella. Bella questa soluzione. Ah,
Aia, madonna, questo che cattiveria. Porca miseria, come mi ha fregato. Allora, io devo capire un pochino il cambiare guardia cosa comporta. Cioè, dovrebbe comportare uno stile diverso di lotta, però al momento il gioco ancora non mi spiega nulla. Prendi. Prendi. Ok, no, il rivivivo al momento voglio lasciarlo lì. Sempre, se io metto una guardia bassa su di questo personaggio, no, per questo mi sa mi conviene una guardia alta, mi sa, però devo ancora capire, cioè, se è un sistema in stile carta forbici sasso, per citarne uno, o boh. Non ho la più pallida idea. Mamma, questo è di una cattiveria. Ah, però devo dire, è violentissimo sto gioco, cioè c'è tanto di quel gore. Bello, questa cosa mi piace molto. L'unica cosa che vorrei capire è l'energia. Ok, freccia sopra, energia. Benissimo. Tanto qua ci sono sti redditivi, sono dei guerrieri abbastanza forti, da quello che mi è sembrato di capire. Ho visto di aver sbloccato qualche altro equipaggiamento prima. Infatti, ho sbloccato una nuova arma. Questo martello di bronzo. Ok, arma a distanza, vabbè, non ne abbiamo. Bracciali. Ok. Pantaloni. Queste che sono un po' più forti. E qua abbiamo elisir. Va bene. Ok, quindi con le frecce a sinistra, con la freccia a sinistra si cambia velocemente l'arma. Perfetto. No, qua già avevo raccolto, sì. Mi piacciono molto le animazioni, lo vedo abbastanza fluido il combattimento. Bisogna essere attenti, però le animazioni sono ben fatte. Questa è una cosa che sto apprezzando tantissimo. Oh cacchio, questo io non l'avevo visti. Cazzarola, non li avevo proprio visti a questi. Però i nemici respawnano, quindi mi sa che se non torniamo in...
al checkpoint a rifare sempre tutto l'ambaradan, i nemici stanno sempre lì. Infatti quello si sì, sta là che mi aspetta. E a stavolta ci giro al largo. Le teste che saltano col martello c'hanno il loro fascino. Abbiamo recuperato quello che abbiamo a posto. Quello che abbiamo perso lo abbiamo ripreso tranquillamente. C'è un'altra arma qua, vediamo un po'. L'equipaggiamento, ovviamente siamo all'inizio del gioco, quindi ogni volta raccogliamo cose nuove e bisogna perderci un po' di tempo. Abbiamo raccolto una lancia che è più forte della spada, quindi io me la metto qui. Poi ovviamente bisogna anche vedere uno come si trova con determinate armi. Va bene. Ah, ragazzi, vi ricordo che stasera giocherò al secondo episodio di Hitman. Sarò in diretta, io il gioco, l'episodio ancora non l'ho neanche iniziato, quindi lo scopriremo insieme per la prima volta. E mi sa che farò tante di quelle figuracce. La Madonna, ce ne sono tre. Un attimo, ragazzi, un attimo. Aia. Aia, fermi, fermi, fatemi pensare un attimo. Stavo dicendo, quindi stasera ci sarà il live su Hitman, sul secondo episodio, io ancora non l'ho neanche provato, lo scopriremo quindi insieme e probabilmente farò una brutta figura perché l'altro live sapevo come fare, però dato che volevo provare a fare un nuovo, utilizzare un nuovo approccio, ci abbiamo perso non so quanto tempo, una missione che potevamo metterci un'ora volendo, quindi ci sarà da divertirsi. Aia, stavolta ho sbagliato io, me la sono cercata. Adesso proviamo un altro tipo di impugnatura per vedere le animazioni come cambiano. Perché è interessante questo. A quanto pare nel gioco ci sono ogni guardia c'è in pratica il suo preset di animazioni. Quindi voglio vedere adesso avevo la guardia alta, voglio vedere mettendo la guardia media, quella col quadrato, voglio vedere come si muove il nostro omino. Ok. Cacchiarola, ma non c'è un dannatissimo falò, una cosa così, no, eh? Abbiamo raccolto un... Ottenuta pelle e ossa ripristina la durata di qualsiasi armatura. Ok, vabbè. Non mi serve al momento. Io qua non ci sono già venuto, non ci sono passato per di qua.
Sì, io da qua ne vengo, quindi dove andiamo? Sopra. Di qui. Ah, vedete, adesso... Hai visto adesso le animazioni come sono cambiate? Col triangolo faceva quell'attacco dall'alto. Invece adesso... Adesso proviamo le animazioni col cerchio. O la X, con la X. Con la X la sensazione è che sia un pochino più veloce il personaggio. Con il tasto X, le animazioni un pochino più veloci. Invece col triangolo sono molto più pesanti. Ma lente e pesanti, invece con la guardia sulla X sono veloci ma meno potenti. Stasera mi serve un dannatissimo falò, mi serve. Quello che devo capire è se ci sono i backstabber, come li chiamavano su arma vivente, quando la barra vita è piena, cerchio più triangolo, ok. Allora, quello che ancora non ho capito è se ci sono i backstabber come in Dark Souls oppure no. Mi sembra di no. Cacchiarola, c'è qualcuno che mi spara? Io adesso mi allontano. Madonna. Non vedo, non vedo! Ok. No! Porca miseria. No, no, di nuovo da qua partiamo, porca di quella. Grandissima. Proviamo un po' la spear, voglio vedere la lancia come si comporta. No, ma adesso sapete che faccio? La lancia ovviamente è un'arma molto più veloce. Dicevo, adesso sapete che faccio. Proviamo con la guardia. Voglio provare la guardia con X, con la lancia. Adesso uccidiamo un po' di nemici. Quanto tempo? Dai, con la X la guardia. Ahia, la guardia su X è velocissima. Però è così veloce che il nemico reagisce un po' male ai colpi, come dire. Ok, questo non mi serve. Cioè, non neanche mi risponda, ecco. Va bene. Mi sa che adesso farò una di quelle morti idiote. Aia, me la sono andato a cercare. Me la sono andato a cercare. Sì, e adesso con tutta quella roba che ho perso. Chissà se la ritrovo. Come mi trovo col martellone e la guardia in alto, con le altre guardie non mi trovo. Davvero. Riuscirò ad andare un po' avanti in sto gioco?
Cazzarola, mi scordo sempre la stamina. Ok, dai, giochiamo bene, dai. Sto giocando malissimo. E c'ho paura pure di aver perso tutte quelle altre anime di prima. Miseriaccia. Bella questa però, bella bella. Le esecuzioni sono belle. Ma che cazzo, questo con un colpo mi fa, ma porca di quella troia. Mannaggia. Mi sto incazzando un po'. Mannazione. Cacchio, me la scordo sempre la stamina. L'ho fatto prima in un attimo. Adesso ci sto mettendo una vita solamente per surpassare questo punto. Vabbè, adesso me ne frego, vado avanti. Ah no, qua ci sta adesso il lupo qua che mi aspetta. Fanculo. Ecco qua. Dicevo, qua è tutto aperto, libero. Ok, possiamo andare. Dobbiamo riprendere. Non so se ci sta ancora lì quella. Ahia, ho sbagliato io. Bella, bella bella questa esecuzione. Un po' di equipaggiamento, vediamo che ho trovato, va. Nulla di utile, purtroppo. Belli, gli equipaggiamenti mi piacciono tantissimo, anche esteticamente. Ok. Mi ricordo, l'avevo perso un po' più avanti, se non mi sbaglio, l'equipaggiamento qui. L'equipaggiamento, le anime.
Adesso questo me lo porto qui. Aia. Questo, ok. Altro, me lo porto sempre di qua che sto tranquillo. Ok. Per un altro. Ci dovrebbe essere un altro paio però. Facciamo listare un attimo, fatemi vedere se qui ritrovo. Ma mi sa che le ho perse quelle lì, perché sono morto troppe volte. Io sto facendo la pensare di tornare un poco dietro, così salvo, perché altrimenti perderò sempre tutto. E i nemici non me li ritrovo più. Facciamo così, va. Mi conviene. Perché altrimenti stiamo a fare sempre la stessa cosa. Infatti con lo studio ho perso pure un bel po' di anime, perché ne erano... erano sopra le 1000 anime, insomma. Vabbè. Dove stava? Di qua. Ok. La merita necessaria per il livello successivo. Possiamo aumentare di livello quindi? Sì. Sì, sì. Ok, qui vedete si possono aumentare le statistiche, quindi energia, stamina, forza e quant'altro. Cosa vogliamo migliorare? Io direi la salute, prima di tutto, perché... e la stamina, mi sa. Mi conviene fare così. Poi apprendi abilità. Okay. Cambia spirito guardiano. Ma adesso ancora dobbiamo utilizzarlo per una volta lo spirito guardiano. Quindi mi tengo sta specie di lupo. E infine evoca visitatore, che credo sia la funzione online in stile Dark Souls. Ok, cosa possiamo fare poi? Apprendi abilità. Abilita un'impugnatura intermedia o bassa, una mossa successiva a un attacco combo, causa enormi danni chi? Rampino. Perché c'è un rampino? Ah no, ok. Yai molesta. Ma facciamo questo. Ah beh, questo è solo per la spada. Ah cacchio, ma questi sono tornati. Madonna. Santissima, sono tornati qua i bastardi. Credevo di essermeli tolti, devo essere onesto. Invece no, vabbè. Maledetti. Dovete fare una brutta morte.
Quindi pure questi stanno di nuovo qua. Oddio! Aia, ero io. Porca vita, sono tre quarti d'ora che sto giocando e non ho fatto un mezzo passo in avanti. Vieni, vieni, ti aspetto. No, si è bloccato il personaggio. Affanculo. Maledizione. E l'altra volta qua, Madonna mia. Ce la farò? Ah sì, ma io poi, idiota, ho sbloccato le combo per la katana e non me ne ero accorto che ci sono anche le combo per la lancia e per tutte queste altre cose, vabbè. Non me ne posso sbloccare altre, non fa niente, sarà per dopo. Mi ero dimenticato che c'erano altre armi adesso, vabbè. Ok, questi due li devo eliminare per forza, così qua dopo c'è il campo libero. Non esco vivo, ragazzi, non esco vivo. Sono una pippa a sto gioco, è incredibile. Incredibile. Con la X riesco a fare combo un pochino più lunghe, perché ovviamente faccio attacchi più veloci. Ok.
Bisogna un pochino abituarsi a cambiare la guardia in base alle proprie esigenze. Devo farci un po' la mano con sta cosa. Qua ci sta un altro tizio che mi aspetta, me lo porto giù così c'ho spazio. Vieni, vieni. Io ho paura di evocarli, sti bastardi, perché secondo me mi fanno un culo così. Andiamo avanti, dai. Cerchiamo di trovare un cacchio di falò. Bella, anche tutto il protagonista sporco di sangue, grondante proprio. Bello l'effetto. Un po' di scontri si riescono anche ad evitare. Qua. Qua non si può salire, eh? Però se non mi sbaglio lì c'è un falò. Se non mi sbaglio, eh? Qua c'è un'armatura che non ho visto. Perché dove ci sta quel ranocchio, quella specie di ranocchio, credo che sia un falò, comunque chiamiamolo come volete voi. Io lo chiamo falò per comodità. Ok, io adesso aspetto un attimo che... Aia, questi sono bastardissimi questi con... Questi con l'ascia sono di una cattiveria unica. Un attimo in chat, ragazzi, vengo subito. Ciao Artecteo, ciao. Questo si è già scordato rimega, non ho capito. Ah, ma questo teneva pure l'arco. Ah, hai capito questo, aveva pure l'arco. Grande. Non so, voglio liberarmi di questo così poi. Allora, c'ho il martello un po' danneggiato, quindi adesso ci abbiamo pochi secondi di pausa, possiamo prenderci un attimo. Ho il martello danneggiato, quindi mi metto la spear al posto del martello e mi uso poi una spada qua. Poi armi a distanza, c'ho l'arco con tanto di frecce. Ok. C'ho un po' di equipaggiamento qua, armature, ma sono più deboli. E poi sì, ok, a posto. Ok, con L2 ed R2 si utilizzano gli attacchi a distanza. A posto. Tutti bastardo. Dov'eri? Ok, livello successivo. Cosa ci mettiamo? Destrezza cosa fa? Armi a distanza aumenta, va.
Magia, condiziona la potenza del tuo spirito guardiano. Ma io direi sempre di puntare su energia e cuore, perché questo che fa? Attacco armi da mischia anche. Ok. Va bene. Dopo puntiamo un po' sulla forza. In questo momento mi interessa avere un po' di salute in più, perché altrimenti davvero mi fanno un mazzo così. Volendo posso anche offrire gli oggetti al santuario per ottenere altre anime. Io li chiamo anime perché è un po' come in Dark Souls, però si chiama Amrita. Si chiamano. Beh, cambia spirito guardiano. No, evoca visitatore. Ok. Poi, che altro volevo vedere? Visto che siamo entrati di livello, adesso apprendiamo qualche nuova abilità. Visto che abbiamo la lancia, sblocchiamo. Bello questo. Sblocchiamo un paio di combo con la lancia. Com'è? Fa vedere. Ah, ok. Sblocchiamo un altro con la katana, se posso prenderlo, credo di sì. Ok, vedete, qui ci stanno due tipi di abilità. Posso, adesso ce l'ho di livello 1, poi ci sta il livello 2, ok. Io sto spendendo punti, ragazzi, ma li sto spendendo perché dove sta la mia testa, purtroppo, ci dovrebbe sta scritto quante abilità posso acquistare. E non lo so quante ne posso acquistare ancora, quindi acquisto fino a quando il gioco mi dice di non farlo. Infatti io sto acquistando in continuazione. Ok, dai, a posto. Adesso non posso acquistare più nulla. Ah, queste però mi possono servire, eh. Dopo le devo guardare un po', perché qua ad esempio riduce il 6% la quantità di ki consumata da uno scatto, quindi dobbiamo un pochino buttarci l'occhio anche di qua. Va bene. Se parlo di qua cosa c'è? No, non iniziamo con i nemici che escono alle spalle che tiro i madonnoni, davvero. No, io una cosa che odio dei giochi alla Dark Souls è quando ti escono quei nemici che alle spalle ti fregano. Il danno da caduta pare non esserci, almeno così pare. Qua cosa c'è? Madonna quanti ce ne stanno. Beh, qua me la sono andata a cercare io le mazzate, dai. Stavolta me la sono cercata io. Porca miseria.
Adesso giro me ne sto andando a cercare. Vabbè, tanto di là ho lasciato poca roba, quindi possiamo andare avanti. Però qua sono tornati i nemici, ovviamente. Aia, aia. Bella, questo attacco alla lancia è bellissimo. Possiamo fare un po' di danni con quell'attacco. Madonna mia, questi nemici che ti escono così all'improvviso. È uno dei motivi per i quali odio Dark Souls, davvero. Perché là non muori. Perché là se uno c'ha poca energia, non muore perché fa un errore, ma perché il bastardo ti aspettava. Io fino ad ora sono morto, sì, ma perché ho sbagliato io. Ho fatto tanti errori finora. A me la cosa che piace molto di questo gioco è l'ambientazione. Perché un bel... Che diavolo... Pure i mostroni. Oh, dai, dai, così però no, quei mostroni. Dai, pure i mostri no. Non si fa così. Quell'attacco con la lancia è di una figaggine unica, eh. Ok. Qua ci sta il bastardo che mi vuole fare la sorpresina. Ok. No, devo ancora capirlo se il backstabber c'è o no. Credo di sì, perché qua ci ho fatto tantissimo danno. Porca miseria. Che cazzo? No, mi ha pure avvelenato. Mi ha avvelenato, porca miseria. Ah no, adesso è passata però. Vabbè. Un po' di energia che non guasta mai. Mostra percorso di ritorno.
Che significa sta cosa? Va bene, andiamo avanti. All'avanscoperta. Qua che ci sarà, qua si scende giù, vediamo di qua invece. Allora, equipaggiamento, vediamo un po' se abbiamo qualcosa di nuovo. Sì. Allora, abbiamo un bel po' di cose nuove. Sono tutte armi, tutte spade. Abbiamo un nuovo martellone di bronzo. Che a sto punto. Però il problema è che ho fatto l'errore prima di sbloccare un sacco di combo con la spada. E adesso le voglio sfruttare un poco. Spada e spear le ho sviluppate un pochino meglio, mentre il martello no. Quindi in questo momento lo tengo in naftalina. Questi equipaggiamenti sono un po' meglio, mi difende un po' di più. Che altro? Vabbè, questo mi serve. Poi va bene, ok, va benissimo, a posto. Di qua invece scelta rapida, che abbiamo pietra dello spirito. Usalo per ricevere 500 amrita. Va bene, appena troviamo un cazzimbocchio per un falò, come cavolo vogliamo chiamarlo, volete chiamarlo voi, li utilizziamo. Calati, andiamo giù. Io sono le 5, ma un altro poco possiamo giocare tranquillamente, tanto. Io sto con la guardia pronta perché non vorrei che qualcuno spuntasse all'improvviso. Lì c'è un falò. C'è un tempio. Allora ne scendiamo. Aspetta. Ok, allora adesso faccio una cosa. Quegli oggetti che tenevo speciali che mi danno amrita nuovi, li utilizzo così. Ok, vedete, abbiamo qua oltre 2000 amrita, adesso li sfruttiamo un pochino. Acqua sacra. E abbiamo pure le pietre dello spirito piccola. Va bene. Livello successivo. Cosa miglioriamo? Un po' di forza? Così miglioriamo un po' gli attacchi con le armi. Arriviamo a 7, va? No, facciamo 6. Abilità invece cosa aumenta?
Armi e corazze più tecniche, no, allora l'abilità è importante. Va bene, direi che siamo a posto così. Sì. Poi ovviamente ogni volta che si aumenta di livello c'è bisogno di più Amrita per avanzare. O Amrita? No, credo Amrita. Ragazzi, perdonatemi l'ignoranza però. Ricevi la benedizione. Ehi, abbiamo ottenuto anche una benedizione. Ok. Andiamo avanti. Ma qua siamo tornati al punto da capo praticamente. Sì. E boh, allora mi sa. Non dico che abbiamo finito la demo, però. Essendo appunto da capo, magari. Almeno così fare, perché questo è lo stesso posto di prima. Sì. Però vabbè, evidentemente la demo è questa, anche se io ero convinto ci fossero due livelli, eh. Adesso per sfizio voglio vedere se faccio l'evocazione qui cosa succede. Sbagliato. Ma secondo me questi sono altri giocatori, secondo me, eh. Perché li vedo troppo abili. Non lo so. Adesso proviamo un po' la spada, voglio farvi vedere, va. Beh, la spada c'ha il suo fascino sempre. Va bene. E allora ragazzi, io più o meno ve l'ho fatta vedere la demo, insomma, l'alfa demo. Non so se c'è altro da farvi vedere, purtroppo non. Cioè, credo che sia una mappa circolare, nel senso che si gira sempre in tondo, si diventa sempre più forti, sperando insomma di riuscire a eliminare quanti più nemici possibili. Almeno questa è la sensazione che sto avendo adesso. Poi magari mi sbaglio, non è detto. Magari sono io che non ho visto dei specifici percorsi, però insomma. Vedi, adesso sto diventando comunque un pochino più abile, sbloccando nuove abilità. Vedi, adesso io con due colpi questi li uccido. Ho sbloccato nuove combo. Prima me lo sognavo di farlo, tutto ciò. Davvero. Infatti sì, questi ragazzi sono giocatori, vedete, abbattuto da un fuorilegge. Questi sono altri giocatori. Sì. Vabbè, praticamente qui. Ho sbagliato. Io. Vedete, tomba insanguinata. Altri giocatori che non hanno fatto una bella fine, diciamo così. Via, via.
Aia. Ah, mi sono cercavo le mazzate io qua. Devo dire, se io dovessi scegliere tra un Dark Souls, che io non sono un grande fan di Dark Souls, ve l'avrò detto sicuramente, ve l'ho già detto in altri live sicuramente, insomma, io non sono un grande fan di quella saga, perché troppo frustrante, ma secondo me frustrante nel no difficile, scusatemi, no frustrante, ho sbagliato, perché a volte tende ad essere difficile, secondo me però nel modo sbagliato. Io devo dire che però quella difficoltà che trovavo in Dark Souls, di quelle morti stupide che io non riuscivo a spiegarmi, in Nioh non le sto notando. Almeno da questa piccola demo, da questo piccolo giocato che ho fatto finora. Quindi questo è sicuramente secondo me un punto a favore di Nioh. Poi ripeto, chi vi sta parlando, ecco, non essendo un grande fan di Dark Souls, forse sono un pochino di parte, ecco, quindi non prendete per oro colato quello che vi sto dicendo. Però se io da questa piccola prova, se io ad esempio avessi giocato un'ora a Dark Souls e un'ora a Nioh, io direi viva Nioh. Poi una cosa che se, almeno questo però è molto gusto personale, una cosa che va in favore di Nioh secondo me è l'ambientazione. Cioè io amo meglio, non amo. Però era da... Aia. Vabbè, ecco, questa morte io tra poco chiudo. Dicevo, è da un po' di tempo che insomma non si vedeva un bel gioco sui ninja, sui samurai. E questa è una cosa che mi fa preferire molto questo gioco, ecco. Però questa è una cosa molto gusto personale, perché ovviamente chi preferisce l'ambientazione di Dark Souls forse apprezzerà meno Nioh, sicuramente. Comunque ci sono ancora diversi luoghi da esplorare, perché in alcune parti non ci sono proprio passato, tipo dove sono morto lì, adesso ci proviamo ad andare. Tecnicamente il gioco non è malvagio, secondo me. Si avverte forse un pochino di... Alcuni problemi. Un impatto grafico non eccelso, cioè è buono, però se niente di particolarmente, ecco, ti dici lascia a bocca aperta. Probabilmente si avverte un po' il fatto che il gioco ha comunque avuto uno sviluppo abbastanza travagliato. Sbloccato qualche altra cosa, se non mi sbaglio. Fatemi vedere un attimo. Boh, spade a morire. Ancora armature, vedete? Va bene. Ah, ho sbagliato. Cazzarola. Oddio, vabbè. Dai, io con questa morte vi saluto.
Va bene ragazzi, questo era Nihou, io adesso continuerò a giocarci un altro pochino, poi probabilmente ci farò un bell'articoletto su. Stai, vediamo se possiamo aumentare un po' di livello, non credo. Vediamo, livello successivo, no, ce ne vogliono almeno 950, quindi no grazie. Quindi diciamo, questo era Nihou, mi piace abbastanza, adesso continuerò a giocarci, insomma, ci farò poi un bell'articolo sopra. Per avere insomma dove avrete tutte le mie impressioni, però impressioni in questo live sono molto positive. Vi ricordo che questa sera alle ore 21 giocherò al secondo episodio di Hitman, lo giocheremo insieme per la prima volta, non so, so che ovviamente che mi ha dato la sapienza, però non ho la più pallida idea di come muoversi nella mappa, quindi probabilmente ci faremo anche qualche risata tra qualche epic fail e quant'altro, insomma, mentre cerchiamo di avvicinarci ai bersagli. Io una cosa che non ho provato di questo gioco è il, come si chiama, lo spirito del lupo. Vabbè, volevo farvi vedere, poi mi sono scordato. E niente, quindi ci diamo appuntamento stasera e con Hitman. A più tardi, ciao.